Noi lavoriamo per costruire il massimo di unità possibile con tutti gli attori in campo dell'attività faunistico-venatoria, dai cacciatori agli ambientalisti, perché abbiamo un solo obiettivo, evitare che il calendario faunistico-venatorio lo faccia il TAR, come è avvenuto negli anni precedenti. Consentire di costruire una proposta equilibrata e condivisa è l'obiettivo che ha l'amministrazione e, consentitemi di dire, un assessore che come me, essendo un assessore politico, cerca il massimo di condivisione negli atti che produce. Noi abbiamo già presentato una serie di modifiche al testo di legge che è stato elaborato dall'Assemblea regionale, sul quale abbiamo introdotto emendamenti, ad esempio quello di consentire le gare cinofile per l'addestramento dei cani, quello di consentire alle amministrazioni, cioè anche ai soggetti, alle associazioni dei cacciatori, di compartecipare nella gestione di aree per il ripopolamento e il monitoraggio della fauna, avviare procedure anche di maggiore controlli sull'attività faunistico-venatoria e aumentare il livello anche di ricerca e, come dire, rafforzare il sistema di ricerca proprio per motivare le scelte che facciamo anche in difformità a ciò che l'ISPRA, che è l'organo che ha il compito per legge di tutelare diciamo, la fauna, laddove dovessimo prendere posizione, avere espressione o opinioni diverse dall'ISPRA, abbiamo però il dovere di motivarlo e quindi avere anche un rafforzamento della base scientifica che supporta il parere sugli atti che produciamo. E gran parte delle problematiche poste sono state già affrontate sia in termini di modifica alla legge 33 sulla caccia regionale, quindi con il nuovo DDL, sia in termini di azioni, di atti amministrativi e di indirizzo politico di altra natura. Abbiamo parlato per esempio della possibilità che oggi hanno i sindaci, grazie a una collaborazione con l'assessorato al fine di produrre degli atti che siano inoppugnabili da parte del TAR e che fanno riferimento al controllo dei cinghiali nell'ambito del territorio comunale attraverso ordinanze. Stiamo in qualche modo immaginando dei percorsi anche per riqualificare gli esami venatori, quindi quelli che danno l'autorizzazione all'attività venatoria ai cacciatori, ma anche gli esami a cui sono sottoposti coloro i quali diventeranno in futuro le guardie, quelle che vengono volgarmente chiamate guardie volontarie, quindi riqualificare la tipologia dell'esame anche per qualificarne il personale. Stiamo intervenendo sui tavoli tecnici nazionali per quanto attiene la modifica alla legge 157, che è la legge quadro nazionale, su alcuni punti. Siamo intervenuti sull'attività dei tavoli tecnici nazionali in ordine alla tipologia di danni di fauna selvatica che vanno risarciti e quindi sulla norma che prevede il risarcimento dei danni. Quindi siamo intervenuti a 360 gradi su tutte le problematiche che sono oggi al tavolo che riguarda la materia della caccia. Abbiamo attivato un progetto per lo studio e il monitoraggio della lepre italica e in questo momento c'è un bando aperto per selezionare in ogni ATC 20 cacciatori che faranno attività di monitoraggio, quindi attività venatoria di monitoraggio sulla presenza della lepre italica, che essendo una specie cacciabile ma sulla quale non si hanno dei dati di censimento recente, è necessario che prima facciamo questo studio per poi eventualmente inserirla nel calendario venatorio. È un progetto che stiamo appena attivando, avrà una durata triennale ma sicuramente porterà dei risultati importanti. Altri progetti importanti sono per esempio quello sul monitoraggio di alcune specie che sono dannose per l'agricoltura, come il ghiro nella zona dei Nebrodi. È partito in collaborazione con l'Università di Palermo un'attività importante di monitoraggio di questo animale che crea danni notevolissimi alle coltivazioni ai noccioleti. Altre attività importanti sono quelle del monitoraggio della presenza del coniglio selvatico, che abbiamo portato avanti in modo specifico in alcune province, quali Agrigento, e in altre comunque si stanno facendo dei progetti per portare avanti l'attività.